Sarà l'inchiesta aperta dalla Procura di Messina a chiarire quanto è accaduto sabato scorso tra Motta Camastra e Castiglione di Sicilia, dove ha perso la vita Fabio Valentino, 58 anni, di Palermo. L'uomo, vittima di un incidente, sarebbe annegato durante un'escursione di torrentismo sulla sponda messinese delle Gole dell'Alcantara, mentre era in compagnia di tre amici. Il 58enne, che a quanto pare era un escursionista esperto, pare si fosse calato lungo il canyon lavico per praticare body rafting, sport che prevede di usare il proprio corpo come una zattera per scivolare lungo il fiume. E proprio lo splendido canyon delle Gole dell'Alcantara è uno dei luoghi più famosi in Italia dove praticare body rafting. Qualcosa però è andata storta e l'escursionista sarebbe morto annegato in un punto molto profondo del fiume, forse impigliato in una fune. Dopo una richiesta di soccorso intorno alle 14:30 sul posto sono giunti gli operatori del nucleo speleo alpino fluviale dei Vigili del Fuoco. Difficoltose le operazioni di recupero coordinate dall'ispettore Alessio Mini. L'uomo è stato raggiunto grazie all'intervento dell'elicottero Drago 146 dei Caschi Rossi, con a bordo, oltre agli elicotteristi, due sommozzatori che hanno recuperato il 58enne. Per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare, messi in salvo anche gli altri tre escursionisti. Il corpo del 58enne è stato poi trasferito al Policlinico di Messina a disposizione dell'autorità giudiziaria. Al vaglio della procura l'opportunità di eseguire l'autopsia o un esame esterno oppure restituire la salma ai familiari per le esequie. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Taormina, a cui ora sono state affidate le indagini. Dolore e sgomento per la morte di Fabio Valentino, molto conosciuto nel mondo dell'escursionismo e che lo scorso 4 settembre ha postato sulla sua pagina social il video di un'escursione girato proprio alle Gole dell'Alcantara due giorni prima. Commoventi le parole rivolte all'escursionista dal giornalista e scrittore Geri Palazzotto, che con Valentino ha condiviso alcune escursioni.